Stamattina mi hanno chiesto come mai Cesare Picco suggerisce di correre in giardino eppure lui va sul tapirulano. Beh, ovviamente non ha il giardino. Ciao ragazzi, spero tutto bene. Oggi parleremo di come allenarsi in giardino. In particolar modo descriveremo quali sono le scarpe che suggeriamo per correre in giardino, risponderemo alla domanda di che scarpe abbiamo bisogno. Ora facciamo un piccolo giro in giardino per vedere come funziona e poi ritorniamo qui per raccontarvi quali sono i 5 modelli più interessanti per atleti leggeri e i 5 modelli più interessanti per atleti pesanti. Ciao e a dopo! Per decidere quali scarpe scegliere, secondo me ci sono tre caratteristiche che devono essere pensate. L'allenamento in giardino è assolutamente diverso rispetto a quello in strada. Da un lato ci sono frequenti cambi di direzione, dall'altro, soprattutto per chi ha un giardino abbastanza piccolo, ci sono ulteriori frequenti sterzate che richiedono per chi va avanti e indietro una tipologia di scarpe diversa rispetto a quelle invece utilizzate in strada. Infine, la corsa avviene su superfici varie: ghiaia, asfalto, sterrato, erba. Tutte le superfici devono essere considerate e quindi non è così facile scegliere una scarpa adeguata. Ma quindi di che scarpa abbiamo bisogno? Secondo noi sono 5 le caratteristiche di una scarpa adatta a correre in giardino. In primo luogo devono essere morbide sul tallone. In effetti, se non lo fossero, la quarta frenata maledireste il giorno in cui avete deciso di correre in giardino. Poi devono avere assolutamente una conchiglia rigida. Supponiamo in effetti che decidiate di correre in un giardino di 100 metri quadri, già davvero un lusso. Se fate 10 km, ciò significa 25 cambi di direzione. Ma se il vostro giardino è di 10 metri quadri, significa che farete 250 cambi di direzione. Capite bene che non avere una conchiglia rigida impone che la scarpa debba avere una stabilità intrinseca. La terza caratteristica è quella di avere un grip superiore alla norma. Ciò è necessario non soltanto per i cambi di direzione, ma anche per quelli di superficie. La quarta caratteristica è quella di avere una scarpa polivalente. Serve in effetti qualcosa adatta a correre a tutti i ritmi, dai 9 minuti al chilometro ai 4 minuti al chilometro. Immagino che facciate degli scatti, sicuramente vi dovrete fermare perché le curve sono assolutamente a 90 gradi, se non addirittura a 180 gradi. Infine, vi servirà una scarpa stabile, una scarpa massimalista probabilmente nel giardino non vi serve. Ecco quindi quelle che secondo me sono le 5 scarpe più adatte per correre in giardino. Nei giorni scorsi mi hanno scritto: tu pesi 63 kg, io 85. Sei sicuro che la scarpa che tu suggerisci sia adatta anche a me? La risposta è ovviamente no. Quindi suggeriamo 5 scarpe per atleti pesanti, 5 scarpe per atleti leggeri. Prima di presentarvi quale scarpe vi suggeriamo, una premessa sulle marche. Saranno inclusi tutti i modelli delle 8 marche più amate al mondo, che sono comunque anche quelle più amate in Italia. E voi mi direte: ti sei dimenticato di parlare delle Altra, delle Skechers, delle Yoma, delle Diadora, delle Lotto, delle Topo Athletics, del Salming? Sì. Una delle ricerche più importanti effettuate al mondo sulle scarpe da corsa ha stabilito che l'84% delle preferenze di scarpe atletiche sono soltanto su 8 marchi, che tra l'altro sono quelle illustrate alla vostra destra. Il 4% delle persone non sa quale marche preferire, il 4% è indeciso. E l'8% suggerisce ulteriori marche rispetto a quelle 8 che abbiamo previsto. Comunque, se siete una di queste persone, scriveteci qua sotto e suggeriteci ulteriori modelli. Mi sono messo la bandana Skechers per dire che mi dispiace tanto che non possa includere una delle sue scarpe nella lista.
Inoltre era incluso anche Salomon, da cui tra l'altro provengono i fondatori di Oka, ed ora è di proprietà di Hammer Group, che possiede anche il marchio Suunto. Come vedete, nella corsa tutto è collegato. Manca pure Reebok, che è di proprietà di Adidas, che finora non è riuscita a fare breccia nel cuore dei podisti italiani. Infine, come ho detto, non ci sarà nemmeno Altra. Con le Altra Vanish nel 2018 corsa una mezza maratona in 1 ora e 10, quindi sono sicuramente scarpe per la performance, ma non adatte a tutti. Nella scelta delle scarpe abbiamo incluso tutti i modelli che sono sulla lista degli e-commerce degli 8 principali marchi che abbiamo citato precedentemente. Se non sono lì, difficilmente potreste trovarle nei negozi e comunque sarebbero modelli dell'anno precedente. Ecco quindi la nostra scelta, un modello per marchio. Se ci sono più modelli, scegliamo quello che costa meno. Comunque non è una classifica perfetta, anche perché non conosciamo il vostro modo di correre e questo influenza sensibilmente la scelta di una scarpa. Comunque, se siete un podista nella norma, vi ritroverete sicuramente in questa classifica. Sono infine escluse le scarpe da trail, ma lì si aprirebbe una parentesi troppo importante e ovviamente noi siamo podisti di strada, anche se in questo periodo siamo costretti a correre nel giardino. Al quinto posto di questa speciale classifica per i podisti leggeri direi Nike con le Pegasus 36 Drop 10. Come abbiamo detto, sono delle super classic polivalenti, ora si trovano anche a prezzi davvero scontati, hanno un grip discreto soprattutto per i primi chilometri, ve le suggeriamo, ne abbiamo parlato 1000 volte, quindi non c'è bisogno di parlarne, poi ovviamente sotto troverete ulteriori dettagli della recensione. Per podisti pesanti, sempre Nike, Vomero 14, ne abbiamo fatto la recensione. Hanno un'ammortizzazione reattiva, ma al tempo stesso comunque consentono a chi corre a tutte le velocità di poter essere utilizzate. Nel giardino vanno sicuramente bene. L'unico problema di Nike è che nell'avampiede sono abbastanza strette, quindi soffrono un po' i cambi di direzione, quindi per noi potrebbe non essere sicuramente la prima scelta. Al quarto posto invece metteremo Asics con le Cumulus 21. 286 grammi, drop 10, una grande larghezza nell'avampiede, molta stabilità. Hanno degli ottimi tacchetti, anche in questo caso riuscirete a fare ottimi cambi di direzione e soprattutto frenate eccellenti. Se invece siete podisti più pesanti, punterei alle Kayano 26. Hanno anche loro un drop 10, almeno nel modello maschile, 315 grammi. Sono davvero soffici nella parte posteriore, ben ammortizzate e comunque sono scarpe che vanno bene a tutti. L'unica limitazione è il prezzo, però sappiate che il modello 25 si trova abbastanza scontato e comunque sono scarpe dall'ottima fattura. Interessante sapere che per la versione femminile il drop è di 13 e al terzo posto invece mettiamo Mizuno. Mizuno Drop 12, le Mizuno Wave Rider sono scarpe davvero eccellenti, versatili e consentono di correre al meglio in giardino. Hanno una parte molto larga nell'avampiede, hanno una piastra Wave per facilitare l'ammortizzazione nel posteriore, sono scarpe che consigliamo a tutti. Sono così versatili che potrebbero essere utilizzate persino dai 5 km fino alla maratona. Queste scarpe vanno bene sia a podisti leggeri che a podisti pesanti, ma se foste più pesanti, ovviamente suggeriamo di scegliere il modello Sky 3, che non hanno la piastra in wave, sono più ammortizzate, sono più morbide e consentono di correre a lungo. Hanno una tecnologia Smooth Ride che facilita accelerazioni e decelerazioni. Sono più ammortizzate, sono più morbide, hanno un'intersuola a doppia densità. Consentono di correre a lungo e ve le consigliamo anche per chi volesse correre in giardino. Al secondo posto invece mettiamo Brooks. Brooks, anche in questo caso Drop 12, sicuramente suggeriamo le Ghost 12, che sono tra l'altro una delle recensioni più lette sul nostro sito. Pesano 285 grammi nel modello 9 e si caratterizzano da una gomma morbida, dai tacchetti con un grande grip, un'eccellente trazione e sono davvero adatte nei cambi di direzione. Invece, per chi fosse più pesante e avesse bisogno di un supporto antipronazione, suggeriamo le Adrenaline 20, delle quali abbiamo parlato sul sito. 305 grammi, Drop 12, hanno una tecnologia Guide Ride che facilita il cambio di direzione. Sono davvero fantastiche. Ma al primo posto, come sapete, noi siamo grandi fan Adidas, che grazie alla suola Continental aiuta il cambio di direzione di tutti i podisti di tutti i livelli. L'utilizzo della suola Continental, oltre al torsion system e a una conchiglia davvero bloccata, permette ad Adidas di essere al numero uno di questa classifica. Che utilizziate le Boston 8, le SL20 oppure le Adios oppure qualunque altro modello, secondo noi le Adidas sono le migliori scarpe per correre in giardino. Se invece foste dei podisti più pesanti, secondo noi le Solar Boost sono le scarpe che vi consigliamo. Hanno una stabilità garantita dal Propulsion Rail, hanno sempre un drop 10, sono di 300 grammi. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle Ultra Boost 20, oltre delle Adizero Prime. Quelle non ve le consigliamo perché hanno una tomaia in knit che di fatto potrebbe essere instabile nei cambi di direzione. Non posso dimenticare fuori classifica le Skechers GO RUN Razor 3 Hyper,
davvero scarpe fantastiche e leggerissime. Dovevamo fare la recensione con Andrea, probabilmente la faremo appena uscite dall'isolamento. Oltre alle altre Escalante 2 che hanno uno zero drop, che sono sicuramente adatte a correre in giardino, ma ovviamente non sono per tutti. Probabilmente, come ho già detto prima, ci sono altre ottime scarpe, ma come vi ho detto la scelta fino a un certo punto è soggettiva. Io ho corso 51.000 km fino ad oggi e quindi non ho potuto testare tutte le scarpe presenti sul mercato, però sicuramente con la redazione di The Running Pit abbiamo avuto modo e tempo di affrontare diverse tipologie di scarpe e quindi penso che la classifica sia abbastanza sensata. Per concludere, una menzione speciale alle Nike Super Rep. Non sono scarpe da corse ma da high intensity run, sono utilizzate in palestra per cambi di direzione frequenti e improvvisi. Non le consiglio anche perché spero che tra 50 giorni non saremo più in isolamento. Se così non fosse, però, tra 50 giorni quelle sarebbero sicuramente la mia prima scelta. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, like, commenti sempre qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale. La prossima settimana parleremo ancora di scarpe. Per ora vi auguro una buona Pasqua, riposatevi, state sereni e a presto. Ciao!